Riteniamo che le scuole e gli studenti debbano essere messi in contatto con il mondo più ampio in cui vivono, con l'Europa e con le Nazioni Unite. È per questo che proponiamo questi progetti basati su una edizione rinnovata del metodo montessoriano, si chiama Learning by Doing, in cui i ragazzi imparano facendo. Sedere tra i banchi della storica Sala dei Baroni al Maschio Angioino e simulare una seduta ONU rigorosamente in lingua inglese è un'esperienza unica che coinvolgerà dal 19 al 21 gennaio oltre 500 studenti delle scuole di tutta la Campania che hanno preso parte al progetto Italian Model United Nations. L'iniziativa è articolata in 7 edizioni nazionali che solo nel 2016 hanno coinvolto più di 5.000 studenti e 300 scuole ed è realizzata dall'ente italiano United Network che promuove percorsi didattici di alta formazione e sviluppa progetti di alternanza scuola-lavoro all'interno degli istituti scolastici. Parlare di mediazione, quindi praticare questa attività, quella dell'ambasciatore, del console, cioè di chi rappresenta gli interessi di un paese ma nello stesso tempo deve trovare le mediazioni con gli altri paesi, impegnare su questo ragazze e ragazzi che peraltro opereranno parlando esclusivamente in inglese, significa vivere non solo una straordinaria esperienza ma scegliere di nuovo la mediazione fra le posizioni diverse come l'unico modo per comporre i conflitti. Gli studenti del progetto IMUN Napoli, che giunge alla 5ª edizione, affronteranno tematiche diverse ed attuali e per alcuni di loro il percorso proseguirà a febbraio presso il quartier generale dell'ONU a New York. Il Comune di Napoli ha sempre mostrato una grande attenzione alla necessità di rendere più internazionali gli studenti napoletani, perché la tradizione e la vicinanza al territorio è fondamentale, ma se non si capisce che bisogna coniugarla con la conoscenza del mondo più ampio in cui vivono, si creano dei cittadini dimezzati.